Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Bene, oggi siamo qua, sempre nel nostro benamato bosco, per creare un video didattico, chiaramente, per aiutare le persone che sono, diciamo, agli inizi, quindi sono proprio alle prime armi. E siamo qua immersi nella natura, periodo inizio estivo, e vi volevo parlare di un fungo comune, un fungo che spesso viene scambiato per una russula, una colombina, ma in realtà fa parte della famiglia dei Lactarius. Parliamo oggi del Lactarius volemus. Seguitemi. Dovete sapere che il Lactarius volemus fa parte della famiglia delle russulacee. Le famiglie delle russulacee vengono suddivise in due gruppi. Il primo gruppo sono le russule e l'altro gruppo sono i lactari. I lactari sono quel gruppo di funghi che sono ricchi di lattice alla rottura o all'abrasione del fungo. Sono suddivisi in lactari da lattice rosso e lactari da lattice bianco. I lactari da lattice rosso sono tutti commestibili, mentre quelli a lattice bianco no. Ma per diciamo eccezione, il Lactarius volemus e un'altra specie a lattice bianco sono commestibili. Ora vi faccio vedere un esemplare per farvi vedere la descrizione del fungo. Ecco qui i nostri lactari. Ne stacchiamo uno, ne sacrifichiamo uno, magari il più maturo, così almeno ha già fatto il suo corso, ha già sporato. Allora, come potete vedere, il fungo si presenta con le caratteristiche classiche, diciamo, delle russulacee. Come vi ho detto prima, ne fa parte della stessa famiglia. Come noi andiamo a vedere la parte dell'imenoforo, vedete, è lamellato e presenta già delle piccole goccioline di lattice, vedete, anche sulla bordatura. È un fungo, diciamo, che tra i Lactarius, che sono una grande categoria, ce ne sono parecchie specie di lactari, come vi ho detto, questo qui a lattice bianco è commestibile. Ha una colorazione, diciamo, bruna, fulva, quasi aranciata, e nella parte convessa, quindi la parte centrale del fungo, è molto più scura. Questo fungo praticamente nei lactari è uno dei lactari di dimensione medio-grandi, quindi può diventare anche molto più grosso di quello che vi sto mostrando in questo momento. I bordi tendono a essere, diciamo, rivolti verso l'interno, la parte, diciamo, riproduttiva del fungo, che è la parte sottostante al cappello, che è l'imenoforo, vedete, è lamellato con delle lamelle molto 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 fitte. È un fungo che, diciamo, ha delle caratteristiche abbastanza possenti, vedete che bella colorazione. La colorazione delle lamelle è subito chiara, poi tende a prendere un colore, diciamo, più crema, giallastro, che quindi va a richiamare la colorazione della parte della cuticola del fungo, quindi del cappello. La colorazione del gambo è anche questa qui, va a riprendere lo stesso colore, leggermente giallognolo. È molto massiccio come gambo,
ha una carne cassante come le russulacee. Che cosa vuol dire cassante? Vuol dire che se io adesso qua lo vado a rompere, lo spezzo, si rompe come un gessetto, quindi non si sfibra per lungo il gambo. Vediamo un po' se lo riesco a far vedere e sentire soprattutto il rumore. Sentite? Tac. E si spezza come un gesso. Una delle caratteristiche per riconoscere questo fungo rispetto ad altre specie di lactari è proprio il fatto che dà tantissimo latte rispetto ai suoi compagni, diciamo. Se noi lo andiamo leggermente a rompere, come potete vedere, vedete? Colla il lattice, crea una gran quantità di lattice, vedete? Tantissimo. E questo chiaramente si può distinguere da altre specie che fanno latte, ma non in questa maniera qua. Guardate qui. Vediamo se si riesce ad inquadrare. Vediamo un po'. Ecco, vedete come crea il latte. Guardate. E forma tante goccioline per poi crearne una grossa. Eccole. Bene, questo è un modo per poter riconoscere questo fungo. Chissà quanti di voi hanno già visto questo fungo e sicuramente magari qualcheduno non troppo educato lo ha anche rotto, magari l'ha bastonato, quello è un peccato. Anche se non conoscete i funghi, il mio consiglio è sempre di lasciarli lì, semplicemente perché può essere utile per gli animali, può essere utile per l'ecosistema, può essere e è utile chiaramente all'ambiente, perché tutto ciò che è materia poi viene comunque riciclata anche dalle piante. Quindi è meglio non rompere i funghi, lasciarli fare il suo corso. E poi potrebbe essere anche che se qualcuno se ne intende un po' di più e li apprezza, quindi li vuol consumare, ha la possibilità di farlo senza dover comunque incorrere nel trovare tutto triturato nel bosco, che è veramente un peccato. Come ho detto prima, questo tipo di Lactarius a lattice bianco ha anche un fratello che ha praticamente le stesse caratteristiche, solamente che ha un odore un po' meno pungente e si trova in un habitat diverso. Stiamo parlando del Lactarius rugatus. Questo nasce soprattutto nella macchia mediterranea, in mezzo ai cisti, insomma, ha un habitat diverso dal nostro volemus. Il volemus è un fungo un pochino più ubiquitario, perché non ha grandi preferenze, lo si può trovare in pianura, in collina, in montagna, insomma, si adatta un pochino a tutte le situazioni. Questo fungo lo troviamo nel periodo che va dall'estate fino all'autunno. Lo si trova chiaramente sia sotto conifere che sotto latifoglie. È un fungo che può nascere sia solitario che tante volte anche in maniera gregaria. Quindi possiamo trovare anche grossi appezzamenti con un sacco di numero di questi funghi veramente fantastici. Dovete sapere che questo fungo è consumato parecchio in Asia, addirittura in alcune zone viene anche commercializzato, quindi la dice lunga sulla sua commestibilità. Come potete vedere, il gambo di questi funghi qui difficilmente o raramente perlomeno nasce dritto, nasce sempre, diciamo, con il gambo messo in obliquo di traverso. Questa è di nuovo un'altra caratteristica che potete constatare voi stessi. Ha un profumo dolciastro, ma se noi lo andiamo a odorare nella parte sottostante, ha un odore di aringa, di granchio quasi, quindi ha una sorta di odore e poi se lo mangiate anche di sapore molto mediterraneo. Quindi, nonostante sia un fungo commestibile, non sempre può essere apprezzato da tutti i palati.
perché chiaramente ha questo odore, diciamo, un po' diverso dal solito che si può trovare nei funghi che consumiamo abitualmente. Una ricettina per poterli consumare. Allora, per fare questa ricetta, quindi il patè di funghi di Lactarius volemus, vi servirà 4 etti di Lactarius volemus, mezzo dado per fare del brodo, uno spicchio di aglio, delle erbe aromatiche, se possibile già in polvere, poi 2 presine di polvere magica, quella che nel video vi spiego anche come poterla realizzare, mi raccomando, utilizzatela che è fantastica. Poi vi servirà una carota, una patata e un pizzico di pepe in polvere e sale quanto basta. Allora, per poter preparare questo patè dovete prendere i vostri Lactarius, tagliarli a pezzettoni, tutti completamente, gambo e cappello, e poi li immergete nel lavandino immersi nell'acqua e li lasciate lì per un 10-15 minuti. Noterete che l'acqua poi diventerà completamente bianca. Preparate il brodo con il dado e in circa mezzo litro di acqua con la carota e la patata. Poi in una casseruola con un pochino di olio di oliva fate soffriggere l'aglio e i funghi. Quando l'acqua di vegetazione che ha dato i funghi sarà asciugata, aggiungete di tanto in tanto il brodo che avete creato. La cottura nella pentola dovrà essere effettuata chiaramente senza il coperchio e dovrà essere non inferiore ai 45 minuti, mi raccomando, devono cuocere bene bene bene. Poi a metà cottura aggiungete il sale, le erbe aromatiche e la polvere magica che vi ho detto prima e a fine cottura i funghi dovranno risultare un pochino poco liquidi, ok? Dopodiché cosa fate? Prendete il tutto, le passate in un frullatore, sia i funghi che la carota e la patata, tutto insieme, e vedrete che sicuramente otterrete un impasto molto cremoso che è ottimo per spalmare su delle buone bruschette, su dei bei crostini, saranno veramente fantastici. Questi chiaramente potranno essere anche conservati dentro il vasetto di vetro in un frigo, magari per un 15-20 giorni li potete ancora consumare tranquillamente. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, avete conosciuto un fungo che magari prima non apprezzavate, un altro fungo da mettere in carniere nelle vostre battute di funghi. Mi raccomando, non rompete i funghi, io non finirò mai di dirlo, rispettate il bosco, rispettate la natura e continuiamo a divertirci tutti quanti. Ok? Bene, vi do appuntamento al prossimo video, la prossima raccolta di funghi, speriamo di andare per Boletace perché è ancora qua in Liguria, si fanno aspettare e quindi che dire, un abbraccio forte dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator e mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella, questo è un avviso che do anche a coloro che sono già iscritti perché ho notato che molti sono iscritti ma non hanno schiacciato la campanellina, quindi poi non vi arrivano le notifiche dei miei nuovi video che inserisco. Tanti mi dicono, ma Maci, ma non fai più video? Perché non gli arrivano le notifiche. Ecco, le notifiche arrivano se voi schiacciate la campanellina e la campanellina deve essere su tutte, in maniera che io qualsiasi cosa pubblico sul canale voi sarete avvisati. Vi abbraccio forte tutti quanti, se avete delle perplessità mi raccomando qua sotto al video, scusatemi, mettete oltre il mi piace o non mi piace, se non vi è piaciuto il video, un bel commento che io magari vi rispondo e delucido quello che voi avete bisogno di sapere. Vi abbraccio ancora forte, ciao, alla prossima.